Ole, si continua ragazzi. Siamo praticamente a metà gioco, a quanto ho capito. Non manca poi tantissimissimo. Pensavo fosse un po' più lungo sto gioco. Però no. Ia! Mo cado. Hanno allagato la città per proteggere i loro segreti. I soldati sapevano di essere solo delle esche. A volte la sincerità non paga. L'importante è tirare fuori il 100% dell'uomo. Credi che Asav tenga le truppe all'oscuro? Ah, indubbiamente. Che figo però, tutto Guarda come lagato. facciamo progressi. Giù. Può darsi. Guarda questo orologio. L'ho pregato a quel vecchio in città. Bastardo, non è stato facile. Sì, me lo ricordo. Avevi dei dubbi? Però non vedo la zanna. E tu? Ma non ho accettato l'incarico per un orologio. Saremo ricompensati. Lo spero. Ok, tu a sinistra, io a destra. Ma che? Ma dai, era Anche mio! così. Beh, forse ce ne sono altri. Giusto. Ok, vai. Vamos. Sopra di te. Io mi ricordo. Porca troia! Mi ricordo di aver. Risolto. Vabbè, un'arma principale ce l'avevo già. C'era il fucile, vi ricordate? Perso. Oh, merda! Oh, shit! Ci serviva una scatola. Oh, merda! Ciuccia! Cazzo di merda! Aspetta, cosa ho buttato qui? Vai! Oh shit! Caga! Cazzo di merda! Ah, devo andare da qua. Un furgone di merda, mi piacerebbe anche il Uncharted. Ricordate il 2 e il 3? Cioè, non è più di Uncharted. Il 4. Jesus. Cazzo la grande. Complimenti per la loro mira perché veramente è un toccasana. Porca troia. Dai, lì tranquilla, lì ho qui nella merda. Che verde. Batola. Quella lì, mi pare che fosse l'altra. Cristo. Vai, 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 vai. Salvi. Salvi? Quasi merdosi. E il cazzo andiamo! Oh, l'ho preso. Aspetta, recupero un po' di energia. Allora via. Madonna, arriva ancora, eh! Non puoi fare. Non puoi di coglioni! Ciccia! Oh, sta prendendo di mira solo me, eh! Ma cioè, ma è stupida quella lì, aiutami con la porta, minchia! C'è pieno di stronzi col giro! Il culo. La guarda! Gesù!
Fino a qui tutto bene. Stai bene? Oh, merda. Siamo? Non ne ho idea. Ma almeno non siamo sulla linea di tiro. Ma almeno c'è un tesoro. Speriamo ci sia un'altra via d'uscita. Quella specie di blocco intagliato. Che cos'è? Niente di buono. Vedi quei canali? Dubito fossero per l'acqua. Ah. Ah, Gesù. Dove diavolo siamo finiti? Intanto qualcosa mi dice che arriverà anche qua. Il furgone. Mica entra sparando, distruggendo la parete. Topolini. Che brutta fine. Non lo so. Preferirei marcire in una cella che essere torturata. Terrò presente. Si può avere entrambe, eh. Marcire in una cella venendo torturati. E ora come diavolo usciamo? Fatto. Madonna. Lo spiraglio di luce non mi piace. Certo. Cazzo, acqua. Sì. Ecco l'acquedotto. Lì? Ed uscita. Vieni qui, c'è una fenditura. Lo sapevo! Lo sapevo. Stronzo. L'occhio di Shiva. Notevole. Il mio uomo l'ha cercato per una settimana. Beh, forse hai assoldato l'esperto sbagliato. Può darsi. Sai che un poeta Oisla tempo fa scrisse di un giovane re che cedette alla pietà e poi sospese i nostri riti. Ma gli antichi sovrani sapevano bene che il progresso richiede sacrifici. Dici questo ai tuoi uomini? D'accordo. Bene. In tempo di guerra, questi acquedotti si tingevano di rosso nella capitale. Chiunque si rifiutasse di combattere, veniva usato per ispirare l'ardore dei guerrieri. Tutto burlo. E lei più combattiva. Lasciala stare, stronzo! Giù, facciamola finita alla svelta. Che micchia! Devi lavorare un po' sui riflessi. Ma porca troia! Schiva gli attacchi, non li schiva! Si scivola. Ridammi il mio disco. Fatti sotto. Che schifone. Tu metticela tutta. Schiva, schiva, attacca, classico. Un po', sì. Andiamo. Dai. Madonna, la tripletta non la dovevi fare, figlio della merda. A vuoto. Vedi, per governare un popolo devi prima generare il caos. Aspetta. Io alimenterò la mia guerra civile, eradicando l'ignobile stirpe del gioco. Sembra la pistola dove è finita. La pistola. Lasciare da te. Dai, stronzi! Figlio di puttana! Gesù! È andata bene! Qualunque cosa! Prepuzio! Vedo un albero, dobbiamo saltare!
Oh, shittolo. Vabbè. Cosa siamo rinforzati? Frese. Stai bene? Sì. Credo di sì. Ehi, vai piano. Sei svenuta quasi mezz'ora. Come mezz'ora? Yeah. Oh, merda. Merda, Asaf ha preso il disco. Aspetta un momento. Dobbiamo andare subito. Ehi, rilassati, ok? Pensi di farcela? Sì, ho passato delle notti peggiori. Non voglio sapere. È bello tu sia qui. Ora siete in due, vero? Yeah. Ok. Andiamo a prendere il disco. E delle armi. E delle armi. Sì, perché non si sa come perdono sempre le armi. Possono anche metterla... Oh Gesù, come mi muovo. Possono mettere anche la pistola nella fondina, ma a prescindere... Posso dire che avevi ragione su Asav. Insomma... Wow, sembra il classico tipo alla mano. Vero? Ed è quello che vuole. Scommetto che anche gli occhiali sono studiati. È per sembrare innocuo o geniale? Entrambi. Ma è sveglio. Era dottore prima di passare alla causa. Ha rinunciato a una carriera lucrosa. Gli sembrava la cosa più giusta all'inizio. Ehi, ce la fai a proseguire? Sì, ce la faccio. Devo riprendermi un attimo. Guarda che bel verde il panorama. Ci riprendiamo a come. Ok. Sopra. Quassù. Piano. Non sto andando mica troppo veloce, su via. Però voglio vedere se dobbiamo tornare indietro o proseguire. Dobbiamo recuperare il disco. Sicuramente lo becchiamo da un'altra parte, blu. Da lì mi sa che si prosegue. È fatta. Che diavolo è? Oh, apriamo quell'affare. No, mi sa che... Aspetta un secondo. Questa è la via principale. Quindi, a rigor di logica, se io vado qua giù, per forza di cose dovrei trovare un tesoro. Fraser, il cancello è di là. Sì, un secondo. Voglio solo dare un'ultima occhiata. Ecco, quando dicono cose vuol dire che... Oh, shit. È questo che videro i persiani prima dell'invasione. Pronta? Sì. Che c'è di buco? Nessun tesoro. Oh, è solo che tutte le ricerche di mio padre... E la zanna non era neanche qui. Andiamo. Vabbè, però avete visto, c'era sempre qualcosa di... Da fare, diciamo. Dai, vieni qui. Gira la ruota. Vai. Ah, possiamo farlo anche da soli. In realtà quella vacca è sacra. Quella è Nandi, il custode di Shiva. Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale. Gli acquedotti l'avranno attivato. Già. Ah, merda. Asav sta già per entrare. Allora è il caso di raggiungerlo. Dai. No. In che senso no? Sam Drake. Oh. Il suo esperto è Sam Drake. Già. Pezzo di... Sai che c'è? Forse è meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Nadine. Cosa? Cosa? Sam, è più o meno il motivo per cui siamo qui. No, non puoi dire sul serio. C'era un accordo. Sam è andato in avanscoperta per indagare sul disco, ma poi è scomparso e io non potevo... Sapevi del mio passato con Sam e mi hai trascinata qui. Eri la scelta più ovvia per il tuo rapporto con... C'è un pugno. Sfogati, non trattenerti. Ah, l'ho fatto. Sai una cosa, Nadine? Non me lo schiaffo. Questo non cambia niente. Avrai comunque la tua fetta. Sì,
O forse trovata la zanna, tu e Sam mi taglierete fuori. No, dai, non è così che lavora. È esattamente così che lavorano quelli come te. E pensare che io mi fidavo. Ascolta, ti avrei detto tutto riguardo a Sam, te lo giuro. Stavo solo aspettando il momento giusto per... E cosa, foto pure la macchina? Un po' di esercizio mi farà bene! Merda! Ci ha fatto pure la macchina, così! Vabbè, donna il volante, sicuramente la troveremo schiantata più avanti. Brutta merda! Madonna, quanto se l'è presa però! Mica abbiamo detto che l'avremmo tagliata fuori, avrebbe avuto la sua parte, ecco, subito! Ecco che ci guadagno ad essere onesta. Ecco. Sulla mascella. Beh, oddio, onesta. Non proprio, eh. No, però. Tutto fattibile sta strada. Porca troia. Oddio, dovrò fare un botto di strada. Piedi. Questa è la vegetazione giusta per nascondersi dei velociraptor. Non c'entra un cazzo, lo so, però. Sono da. Sono da anni che fantastico su un videogioco. Ah, furbo. Che fantastico su un videogioco dei. Con i dinosauri, no? Non so se qualcuno di voi ha mai giocato a Dino Crisis. Ecco, o Dino Crisis, non me lo ricordo come si pronuncia. Comunque, avete capito. Il gioco per PlayStation 1. Ecco, quello era una figata. Un gioco come quello, ma in prima persona. Yeah! Sporchiamoci di fango! Rallenta! Rallenta! Almeno ho ancora la mia dignità. Sì, sì, vedrai che poi con tutti questi tagli che hai nel corpo ti beccherai un bellissimo parassita. Cioè. La sfiga. Messaggio ricevuto, universo. Proviamo di qua. Ok, giusto. Questa l'avevo aperta io. C4. Ottimo. Ecco fatto. Sì, così. Sì, così. Non sono zero buono questo. Oh, merda, scendi. Di nuovo. Ok. Cavolo, quella è Nadine. Oh, ora c'è davvero dentro fino al collo. Devo raggiungerla. La macchina distrutta. Non so se c'è ancora il furgone in giro. Torno alla prossima guardia. Trovato qualcosa? Non ancora. Teniamo gli occhi aperti. Madonna. Qui in giro. Non possono essere lontane. Il furgone. Sta per sgamare il cono. Qui c'è uno dei nostri. Vediamo quanto è resistente quel corazzato. Dovrebbe andare. C4! Sì. Guardatevi le spalle. Minchia, me ne serve altro. Ci è mancato poco. Oh merda. Un altro di questi. Via le sicure. Minchia, c'è la cassa lì. Aspetta, qua forse ce n'è un'altra. Sì, signori. Ma non c'è. Ah, non l'ho preso. Madonna, mi sta per schiacciare. Corazzato andato, finiamo gli altri. Non hai via il campo. Cosa? Ammazzatela. Ma come fa a sapere dov'è? Dov'ero? Ne è arrivato un altro? Non
Cosa è il macello? Sei fuori. Non puoi vincere. E caga. Oh shit. Serve un'arma principale, non c'è. Dopo scombatto con una pistolina. Penso di attirarla. Oh shit. Dammi. Troia. E merda. Ok. Ma non ce l'avevo l'arma principale. Oh, questa voglio. Questa era potente. Sali? Non posso salire di più. Sì che posso salire. Sì che posso salire. Sto facendo tutto lei, si diverte. Non puoi ucciderci tutti. No. Che dici? Lì non fa un cazzo. Tutto ok? Non riesci proprio a non sollevare un vespaio, Fraser? Ciuccia! Sì, ma non avremmo fatto niente con questi tizi in giro, forza! Aspettami, arrivo subito! Ma dove è andato? Ah, eccolo. Oh, merda! Serve una mano? Una campana. Ecco fatto. Prego, comunque. La, la, la? Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asava è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, merda. Senti, io... Dimmi tutto! Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. Di pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse? Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambi qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Drake. E di certo non tu. No. Va bene. Non è sempre friendly. Al 100% friendly. Che stai facendo? Mi assicuro che non ci seguono. È una buona idea. Che bello, ho capito, puntare la torcia così. E lei non si gira. Esattamente quello che sembrava. E c'è cosa? Un terremoto? Bello. Che diavolo combinano? Prendono una scorciatoia. Che figo. Vedete, scherzando, ci vorrei finire uno di questi templi così. Che mi prenda un culo. Ruba le oro. I re facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie. Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso. Abbiamo trovato la porta di servizio. Cioè, quanto sarebbe figo, ragazzi, andare in questi... Ecco, prendere tesori così. Il re, stamattina, ne prendi uno, ti sistemi tutta la vita. Pozzo a gradini. Non ti interessa. Hai sentito? Sì, ora sì. Oh, Jesus. Erano i piccioni quelli, vero?
cazzo è strumento? Qualunque cosa sia in vicina. Oh no. Che giro. Come la si libera? La lasciamo così. Oh, ehi, va tutto bene. È intrappolata, ma non credo sia ferita. Cavolo, quelle esplosioni devono aver causato il crollo. Calma. Shh, va tutto bene. Scusa, cara, ti tireremo fuori. La forza nella gara. Un ultimo. No, aspetta un attimo. Dobbiamo saltare giù. Mantieni la calma. Stai parlando con me o all'elefante? Entrambi? Piano. Con calma. Figo. Okay, abbiamo tutto un passaggio. Ma dove ci porta? Beh, dove vuole. Da questa che lì ce ne sono segreti. Ehi. Vuoi assaggiare? Tieni. Magari sono velenosi. Che figo. Ancora uno. Buon appetito. C'è da dire che in Uncharted 4 c'era molta più azione, se non mi sbaglio, da molto che non lo gioco. Però mi ricordo che c'erano molti più sparatori, molte situazioni al limite, diciamo. Molte situazioni spettacolari. Sembra un pochino di meno. Che scimmietto. Senti, io non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Beh, sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te. Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione. Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo. E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui. Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo. Digli di fermarsi. Perché? Parlo elefantese? No! Guardala. Ecco perché era così agitata.
riguardo alla storia di Sam. Senti, ti capisco, ok? Anch'io ho le mie rogne da risolvere. Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok. Ci sta. Andiamo. Beh, se il resto dovesse andar male, almeno abbiamo riunito una famiglia. Yeah, ma non ti avvicinare. C'è un cucciolo con loro. Giusto. Oh, paradiso incontaminato. Figato. Fottina? Dai qua, la scatto io. Ok, grazie. Spostati un po'. Bene. Ora, allunga il braccio e tieni la mano così. Cosa? Gli elefanti si accarezzano così. Grazie mille. Vamos. Basta elefanti, basta tenerezze, basta dolcezza. Sala che affronta la tigre. Siamo sulla strada giusta. Non vedevo elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Cassa. Sarebbe gentile di essere scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bell'idea. Come li hanno portati qui? Non c'è manco un camion. Questo è il rifornimento prima del combattimento, ve lo dico io. E dai. Questo mi sa che è ciccetto, C4 ce n'è ancora qua, dammi. È utile il C4. La pistola ce l'ho. Ce l'avevo. Aspetta un attimo. Che c'ho. Affare in culo! Porca troia. Ok, dovrei avere. La pistola silenziata magari ci regala più gioi. Sono stupido. Facciamo un rampino lì, vabbè. Ci diamo un rampino. Va. Affanculo. Culo. Ok. Ma che è zona? Forse era da qui proprio la strada. C'è un altro tesoro qui? Minchia, vicini. Ecco perché. Perché la strada invece è quella centrale. Sì. Che faccio? Aspetta. Così. Quello. Scimmietta di merda. Ok, non so cosa sta succedendo. Che lì è scesa di nuovo, boh. Quindi devo passare da qui. Ecco perché. Via, scimmia di merda. La scimmia ci porterà. Devi recuperare la scimmia di Giada prima della prossima luna piena. Guarda, in cima alle scale. C'è una luce nell'acqua. Ciao, Belur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Asal. Nessuno tranne Asav. E i suoi uomini. Pronta? Hai rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta.